Ciao Marco, ciao Buonasera. Letizia, Ciao. eccoci. Buonasera. Stasera ho visto che ti sei illuminato, Dov'è? eh? Bene, bene, purtroppo anche perché con questo tempo fuori il bel sole che abbiamo visto la scorsa settimana ce lo stiamo scordando. E niente, come preannunciavo, anche oggi siamo in diretta con voi, in attesa di un vostro ottimo piatto. Oggi bollicina, come avevamo preannunciato. E ve la mostro, abbiamo il Campo Falco di Canevel, Prosecco Valdobbiadene di OCG. E tu invece, cosa ci hai preparato con questa bollicina strepitosa? Questa bollicina io pensavo di fare un bel baccalà fritto con profumo di timo. Benissimo, benissimo. Quindi frittura tempura con la bollicina è un abbinamento giustissimo, no? Sì, penso proprio di sì, perché questa bollicina che riesce a sgrassare un po' il palato della Certo. frittura. La parte sapida del baccalà, che è importante. Certo, Sì, benissimo. sì, sì. Che ci dici Dimmi, dimmi. Allora, niente, io se vuoi iniziamo. Sì, illustraci la ricetta, così poi magari un attimo lo dedichiamo al vino a raccontare qualche storiella sul prosecco. Sì, allora, la cosa più lunga e pallosa, se può dire, è quella Detto. di togliere, ecco, le puntine di timo dai rametti, ok? Benissimo. Quindi non lasciamo i rametti di timo, soprattutto quelli un po' più vecchi, che sono più legnosi. Certo. Quindi, ecco, la prima cosa è spiluccare il timo. Dopodiché usiamo una farina di riso per renderla un po' più leggera, ok? Ok. Per creare questa pastella, la o rigorosamente con acqua fredda e gassata. Ok, ma Poi questa pastella, scusami, è un po' più di origine internazionale rispetto alle pastelle della nostra nonna. Sbaglio? ma sì, diciamo che cioè, la differenza sta tutta sulla farina di riso, ecco, che Certo, nella leggerezza, quindi che solitamente riusciamo viene usata la farina normale, però a... Ok. serve per rendere un po' più leggera la pastella, ecco. Certo. Ok, perfetto. Allora, Questa qui io ti... non vi ho dato le dosi, non vi ho dato le quantità, perché naturalmente la pastella c'è bisogno un attimo di trovare il punto giusto, l'equilibrio giusto tra la quantità di farina e quella con acqua. Quindi dovremmo Perfetto. arrivare al punto che la pastella è bella amalgamata, bella cremosa, tutto quanto, ma non deve essere né troppo liquida né troppo Densa. dura, Ok, densa. ok. Bello. Come verifichiamo questa cosa? La verifichiamo quando andremo a immergere il baccalà, ok? E giriamo per bene con la frusta. Quando andremo a immergere il baccalà nella pastella, vedremo che non deve colare praticamente, deve Ok, deve rimanere... cadere ma non colare. Benissimo, ti sto seguendo con attenzione perché a me non è mai riuscito di fare una pastella decente. Quindi spero che dopo stasera, insomma, grazie anche ai tuoi influssi, riesca a farla una volta. Ok, questa non deve fare grumi. Allora, per vedere se è giusta, prendiamo un pezzettino di baccalà. Ok, senti, il baccalà com'è? Dissalato, ammollato, Quello come... ammollato, io prendo quello ammollato. Ok. Ecco, vedi? Allora, questo punto, forse un filettino di Soddisfacente. farina in più. Un Ok. filettino di farina in più, però ecco, deve rimanere bello incollato, ok? Bene, 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 perfetto. L'olio a che temperatura deve stare? 170 più o meno, Ok. anzi, Ed l'avevo utilizzi... speso perché E l'avevo portato già a temperatura. quale olio secondo te è più consigliabile per una frittura... Allora, Buona, sana e di successo. vabbè, allora tutti quanti diranno l'olio d'oliva extravergine, però Ok. sappiamo che allora È io uso olio abbastanza d'arachidi. perfetto.
Perché è il punto di fumo più alto, mi sembra, giusto? Com'è? Hai il punto di fumo più alto rispetto agli altri oli, quindi la Sì. temperatura la regge bene, insomma. Perfetto. La regge meglio, sì. Allora, vediamo quanto stiamo. Ah, te sei Com'è? un professionista con il termometro da immersione. 150 circa, 158. Ok, quindi qualche secondo e ci siamo. Sì, tu intanto vai, se vuoi parlare del vino, tanto prego, Certo. adesso opero. Allora, come dicevamo, stasera bollicina, prosecco. Prosecco l'ho scelto perché negli ultimi anni questo glorioso prodotto italiano, insomma, era stato un po' offuscato, no? Sapevamo che con prosecco si indicava quasi nell'immaginario collettivo qualsiasi tipo di bollicina. E quindi questo purtroppo ha portato ad uno sfruttamento del nome in maniera un po' inconsulta e quindi il pubblico insomma era abituato a bere prosecco, prodotti validi ma anche prodotti molto scadenti. Per fortuna le associazioni, le autorità sono intervenute, quindi con prosecco non viene più indicato il nome del vitigno, che quindi è diventato Glera, ovvero l'originario nome del vitigno utilizzato per il prosecco e quindi essendo diventato un'indicazione geografica non poteva più essere riportato nelle etichette se non dei veri produttori di prosecco. Quindi Glera Vitigno 100% sono ammessi anche in piccole percentuali altri vitigni autoctoni, ecco, tipo nel caso del nostro prodotto di questa sera, il Campofalco di Canevel, c'è un 15% di Verdisio che per disciplinare è ammesso nella produzione del verdetto. Un'altra distinzione importante, la bollicina. Questa è una bollicina da metodo Martinotti, quindi Charmat, una rifermentazione in autoclave, a differenza del metodo classico, no? O Champenoise, che come ben sappiamo avviene in bottiglia. Nel nostro caso Campofalco è uno Charmat lungo, quindi parliamo di circa 100-120 giorni in autoclave. Questo sicuramente lo rende molto, molto fruttato, con un perlage sottile, persistente, una bella spuma ricca che insomma in bocca ci dà delle belle sensazioni di freschezza e floreali, di frutta verde, ok? Molto piacevole comunque. Ma stasera, oltre che la parte diciamo un po' più tecnica, no? Il prosecco in realtà rappresenta un territorio che è quello del Veneto. La nostra presidentessa Serena, che salutiamo, di Treviso, ci siamo appunto confrontati, no, per farmi raccontare un attimo qualche tradizione del luogo. Ed è venuta fuori la famosa ombretta, l'ombra di vino. Tant'è che mi sono un attimo incuriosito e praticamente qualsiasi veneto che si rispetti, quando ti incontra, ti invita a bere un'ombra di vino. Guardate che spuma bellissima, già l'odore ha riempito le mie narici. Un colore giallo, abbastanza verdolino, trasparente, lo vedete? Un perlage molto sottile, molto sottile. Al naso freschezza, sentori floreali. Una bella mela verde, che è quello che mi aspettavo, insomma, questa acidità fresca. Allora, questo è un dosaggio, questo è un Brut. Ed infatti, in bocca al gusto troviamo comunque sia una sensazione importante, una bella acidità, una bella freschezza. Il residuo zuccherino è percepibile, ma non è così invadente. Insomma, una bella bevuta, un ottimo finale. Quindi già me lo immagino con la tua tempura, Marco, che come dicevi, no? Ci ingrassa un po' il palato, anche la sostanza, anche il corpo del baccalà, insomma, Il baccalà. la Sì, complessità, la sapidità, no? la sapidità del baccalà soprattutto, ecco, quello che si sposa meglio di tutti è quello, la frittura e la parte fritta, diciamo la parte grassa e la sapidità del baccalà Certo. che crea una bella combinazione con quella bollicina lì. Benissimo, benissimo. Cosa mi fai vedere? Sto guardando che stai impiattando? Sì, allora inizio a mettere giù questi due piattini, su questo Benissimo. piattino.
scelto un piatto lungo perché poi voglio aggiungere anche una cosina. Ok, facciamo una cosina Bello, così. complimenti. Allora, oggi non l'ho fatto per questione di tempi sempre, però qui metterei in abbinamento anche o una cipollina in agrodolce, una bella maionese al prezzemolo, che è semplicemente un prezzemolo tritato, la mettiamo nella maionese e gli diamo una frullatina con Ok, l'inghina. che quindi lo rinfresca un Ok? po'. Sì, la rinfresca un po'. Ok. Da abbinare a questa cosa qua. Oppure ancora anche una mostarda leggera. Ok? E la Molto buona. mostarda, cosa utilizzeresti per fare questa mostarda? Un frutto dell'orto? Una mela, magari. Ah, ok, quindi Una acidità. Certo, bella mela. Un'acidità, sì, sempre molto. perché la frittura, insomma, come sappiamo, è abbastanza importante a livello di gusto, di grassezza e di succulenza. Io ho fatto una cosa che ti volevo raccontare velocemente. Certo, Allora, prego. per chi ci sta ascoltando e che non ha avuto l'occasione, con Letizia l'anno scorso siamo stati Oddio, cosa dirà? siamo stati proprio nella zona di Prosecco. Okay, Bellissimo. siamo andati giù, e poi siamo andati anche a Valdobbiadene e siamo arrivati persino sul Monte Cartiz. Ok? Una cosa che è veramente, veramente particolare e invito chi può ad andarci è andare all'osteria senza l'oste. Ossia, è sul Monte Cartiz una piccola casettina di campagna messa proprio sul cucuzzolo dove si entra, non c'è nessuno. C'è un frigorifero, c'è un vassoio con delle posate, ci sono attaccati vari salumi e vari formaggi con il Addirittura. prezzo attaccato. Puoi servirti, mangiare, bere e lasciare Il il prezzo che compenso ti per serve. quello che hai consumato. Bellissimo, È famoso bellissimo. perché, ecco, si chiama l'osteria senza l'oste, perché proprio non c'è nessuno, non c'è l'oste. Bellissimo, È bellissimo. a È discrezione bellissimo. e diciamo, alla Vabbè, onestà il massimo di... esatto dell'onestà e della convivialità, insomma, no? L'espressione proprio massima di quello che potrebbe essere una bevuta fra amici, ecco.